Allora, come mai il nostro Batman qua non c'è oggi? C'è lui. Sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, ovviamente. Perché con il video di oggi vediamo se il 2020 fosse effettivamente un leak di chitarra. Quindi qualcosa di aberrante ci vuole, qualcosa di brutale, schifoso, qualcosa del genere, di raccapricciante, anche perché parliamoci chiaro. Questa situazione, questo anno ha messo davvero a dura prova chiunque, in qualsiasi settore, in qualsiasi, quindi che si parli di settore spettacolo, musica dal vivo, didattica, imprenditore, penso chiunque. Ed è davvero un anno da dimenticare, in assoluto, nella maniera più assoluta, ma che da una parte però mi ha dato comunque diverse soddisfazioni, nonostante tutte queste difficoltà, in primis perché comunque con quest'anno sono partito ufficialmente con questo canale. Quindi ci sta, e già questa è una gran cosa. Poi, oltretutto, che lei adesso è di là, magari ci sente, quindi gli faccio la sviolinata, se non lo sente adesso lo vedrà in video, però effettivamente, insomma, ho conosciuto Beatrice, mi sono trasferito qui, e, insomma, sta andando tutto molto molto bene, anche perché nel caso nostro noi ci siamo sparati anche la quarantena insieme, io ero appena arrivato in casa, quindi è stata un po' una prova del 9, no? Cioè della serie che se finivo a calcino il culo fuori era un po' la fine, però... e quindi comunque degli aspetti positivi, sì... Ma sicuramente per quanto riguarda il lavoro in generale, perché chi non lo sapesse, suonare la chitarra è anche un mestiere, ma questa è un'altra storia. Mi ha sbloccato un sacco di cose, io avevo un sacco di piani, un sacco di cose in ballo che volevo portare a casa ad ogni costo, ma che ovviamente nel momento proprio più giusto, più adatto, bam, è arrivata una pandemia mondiale a bloccare praticamente l'universo. Però restiamo positivi per questo 2021, vediamo un pochettino che cosa succederà, incrociamo le dita perché alla fine non possiamo fare altro, però noi ce ne fottiamo e ce la suoniamo, questa è la cosa veramente importante, non mollare assolutamente mai. Quindi andiamo direttamente al nostro leak, se il 2020 fosse un leak di chitarra. Allora ragazzi, questo leak maledetto come si muove? Mano destra, mano sinistra, lo sapevo che li confondevo di nuovo. Abbiamo quarto tasto, hammer on, e poi dal quarto andiamo con il primo dito, andiamo al settimo tasto con il mignolo. Dopodiché tap, tasto numero 10, io tendenzialmente uso il secondo dito, quindi il medio tenendomi il plettro in mano, ma perché mi trovo più comodo io, vedete voi che cosa volete fare. Quale dito utilizzare perlomeno, perché vedo, altri li vedo così, altri li vedo così, altri così, insomma, ognuno il suo. Faremo un video in merito. Comunque, il lick si muove in questa maniera. Sesta corda, quindi abbiamo detto 4, 7, 10, con indice, mignolo e il medio della mano destra. Dopodiché, quinta corda. Eccolo, lo rifaccio. Fondamentalmente la diteggiatura rimane invariata, che cosa succede? Vado avanti di un tasto sulla seconda corda. Lo stesso poi vale per la quarta. Eccola di nuovo, quindi vado giù di semitoni tranne dalla terza alla seconda. Qua sono su 9, 12, 15. Poi che cosa succede? Un piccolo slide della mano destra dal 15 al 18 e poi ritorno, quindi ricapitolandolo. Ok. Ora che cosa succede? Per tornare su a questo punto come funziona? Dopo lo slide della mano destra in tapping sono sul 9, seconda corda, ribatto sul 12 della terza con il mignolo e di nuovo. Se riuscite, se volete fare proprio qualcosa di terrificante, agghiacciante all'orecchio, li cercate di far suonare insieme. Questo è proprio l'effetto, questo è proprio 2020, ci piace. Ok, dopodiché per tornare di sopra
Quindi di nuovo 12, sempre sulla terza corda, 10 con il primo dito, 12 sulla quarta corda, 9 con l'indice, quinta corda, sempre con il mignolo, quinta corda, 12, 11 questa volta, 13 sulla sesta e poi lo chiudiamo. Secondo dito all'undicesimo tasto della quinta corda, quindi ve lo rifaccio lentamente. E adesso in velocità. E quindi questo, ragazzi, era un lick, se ovviamente il 2020 fosse un lick di chitarra. Quindi, come al solito, as always, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere a tutti e diffondiamo il verbo dello shred, che sia brutto o bello. Noi ci vediamo al prossimo video!